Amiche e amici, a voi tutti di nuovo bentrovati con questa puntata di Milano Trash, il Milano dell'orrido, del degradato, dell'abbandonato e soprattutto del pericoloso a livello sociale e a livello abitativo. Siamo naturalmente con il comitato anti-racket e anti-abusivismo capitanato da Tullio Trapasso, che è immancabilmente al mio fianco. Con me quest'oggi anche Maurizio Scabbio e abbiamo naturalmente Cristian Marino, l'ufficio legale del comitato. Dove siamo? Siamo a Quarto Giaro, per molti già il brivido lungo la schiena, perché Quarto Giaro è legato a grande criminalità degli ultimi 30 anni, tanti gli episodi di spaccio e di morte legati purtroppo a questo quartiere che negli anni ha cercato una riscossa, però una riscossa non è mai completa se ci sono intere zone abbandonate e degradate. Oggi infatti vi proponiamo il vecchio laboratorio dell'Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano. Il Mario Negri non è più qua, è distante diversi chilometri da questa zona, però rimangono dei ruderi, soprattutto il laboratorio che vi stiamo per mostrare grida vendetta, soprattutto a livello amministrativo e urbanistico. Tullio, qui cosa troveremo? Qui troveremo una situazione veramente indecente in un pezzo di quartiere che è stato riqualificato. C'è la nuova Selunga che si chiama Cavalcavia Palizzi, non Quarto Giaro, per dare un nome diciamo migliore rispetto all'etichetta precedente. Tutto il quartiere ricco di Euro Milano, e troviamo questo punto nero immenso dove succede di tutto, come in tutti gli spazi vuoti che abbiamo visto. Abbiamo gente che bivacca, abbiamo refurtiva, abbiamo addirittura un omicidio avvenuto qualche mese fa e un accoltellamento ieri sera. Insomma, una questione veramente di ordine pubblico da risolvere immediatamente sia gli amministratori che la polizia, che comunque è molto attiva nel quartiere. Dovete pensare, adesso siamo nel 2017, che addirittura nel 1982 qui erano ancora tutti campi, era aperta campagna. Non a caso qui terminava Milano, il suo hinterland, mentre oggi siamo, non dico in centro, ma Quarto Giaro è già decisamente spostato verso il Milano che conosciamo. Sì, questo punto con la nuova ridefinizione dei municipi, che non sono più zone, da 20 sono passati a 9, è destinata a essere area semicentrale. Qui fra l'altro è stata fatta una riqualificazione diversi anni fa, perché sul lato destro, come potrete vedere a questa struttura, vi era uno dei più grandi campi nomadi del nord Milano. E allora seguiteci, entriamo. Come abbiamo potuto già vedere da queste immagini, non ci è permesso entrare in questo ex laboratorio dell'ex istituto Mario Negri. Perché? Perché proprio in questi giorni, direi nottetempo, sono state saldate o addirittura impedite le aperture con delle catene. Perché? Perché continuavano a succedere dopo il dissequestro diversi disastri, diverse situazioni di pericolo, di violenza, per cui le autorità, con l'aiuto di un fabbro, comunque di qualcuno di professionista, hanno fatto queste saldature di emergenza, anche se comunque l'ingresso è ancora consentito a chi lo vuole, perché vi sono tutte le finestre del primo piano, adesso manca la scaletta, si entra anche da lì. Fra l'altro nel retro ci sono altre stanze che sono aperte, ma sono piccole, insomma non sono tutto l'impianto.
diciamo che è un lavoro fatto male, fatto di fretta e che sicuramente non mette freno alla situazione. Ecco, tu hai parlato di dissequestro, perché il sequestro si rese indispensabile a seguito di quale evento? Di continui eventi di violenza, fra cui vi è stato il ferimento grave di una persona e da quanto ci risulta un morto, che a seguito di ciò l'area è stata controllata, è stata messa sotto sequestro per alcuni mesi e adesso però a distanza di questi mesi chi se ne occupa ci ritroviamo ancora nella stessa situazione di prima. L'area è totalmente fruibile da chi sa di poter venire qui e chi vuol fare il malaffare. Tra l'altro siamo a due passi da palazzi imponenti che rappresentano bene lo skyline di Quarto Giaro. Sì, nuovo quartiere Euro Milano, la nuova Esselunga, la riqualificazione dopo decenni di abbandono, di periferia, di ex campo nomadi. Ecco, noi abbiamo un altro pezzetto che è rimasto qui. Cristiana Marino, è indispensabile, oltre al degrado evidenziato anche da queste immagini, capire cosa aspetta poi alla fine quest'area, perché qui si parlava di sequestro e di dissequestro. Sì, appunto, vorremmo saperlo anche noi, ancora l'area in questo stato, dopo che qua dentro sono venuti dei delitti, l'intero stabile è stato comunque chiuso con sigilli, ad oggi è stato riaperto, non si sa da chi, è ancora in stato d'abbandono. Riqualificare un'area bisogna riqualificarla dal basso, quindi iniziando da queste situazioni prima di costruire palazzi, altrimenti è come costruire una casa senza partire dalle fondamenta. Ancora una volta vediamo infatti, ma lo vediamo da diverse puntate, che piuttosto che ripulire l'area meglio mettere la polvere sotto i tappeti e costruire vicino dei palazzi, molto discutibili anche loro, però nuovi. Esattamente, questo è proprio il vero problema. Ripeto, è come costruire una casa senza partire dalle fondamenta, partendo dalle rifiniture. La casa non starà mai in piedi. Questo è proprio l'esempio classico, uno stabile dedito alla delinquenza e al degrado con accanto palazzi nuovi, è una cosa che non è proprio possibile vedere. Ed ora siamo con Maurizio Scabbio, noto ex consigliere di zona, oggi referente del comitato civico MacMahon Migliore. Migliore come dovrebbe essere tutta Milano, in effetti, invece continuiamo a imbatterci in queste discariche a cielo aperto. Direi di sì, Milano è conciata tutto allo stesso modo. Con questo nostro sopralluogo vorrei far presente alle autorità preposte, nella persona del sindaco, nella persona dell'assessore alla sicurezza e nel presidente del municipio 8, questo degrado che continua a esserci nella zona 8. Attendiamo urgenti risposte, perché non si può dire che tutto va bene quando non va bene niente. I cittadini continuano a passeggiare per le strade con la paura, guardandosi alle spalle perché hanno timore di essere scippati e aggrediti, specialmente le donne anziane e i bambini. Ecco, Palazzo Marino proprio alcuni mesi fa, dicono anche e soprattutto su segnalazione e su funzione della nostra rubrica Milano Trash, ha comunque stanziato 500.000 euro contro il degrado del capoluogo lombardo. Ecco, 500.000 euro forse andrebbero bene per risolvere o per affrontare la risoluzione della prima puntata. Direi senz'altro di sì, perché 500.000 euro sono una goccia nel mare su quello che Milano avrebbe bisogno. Che avrebbe bisogno Milano e i milanesi, non i clandestini con cui Milano si sta riempendo sempre di più. Vedesi Caserma Montello o Scuola Elementare Colombo, che su cui dovevano esserci solo 100 persone, siamo arrivati a 212 persone per l'emergenza freddo. E questo non è ammissibile vicino a un asilo e a una scuola elementare.
E siamo al termine di questo breve viaggio nel degrado di Quarto Giaro e dell'area, come ha detto Tullio, dell'ex laboratorio dell'Istituto Mario Negri. Oh, vi ricordate via Antegnati? Eravamo agli albori di Milano Trash, lo scheletro mai finito dall'impresa Ligresti, tra l'altro. Dentro avevamo trovato giacigli di fortuna, addirittura una famiglia di rumeni che ci viveva, padre, madre e figlio. Con la gallina, e l'uovo. Con la gallina e l'uovo, è vero, cioè ragazzi, capoluogo lombardo, no? Metropoli, con situazioni che neanche in aperta campagna siciliana si trovano più, senza nulla togliere agli amici siciliani naturalmente. Ecco, adesso lì per esempio sono arrivate tra virgolette buone notizie su via Antegnati. E purtroppo devo ridimensionare le notizie, ho fatto anche una comunicazione al municipio 4 in quanto erano stati effettuati degli sgomberi, erano stati fatti come qui, erano state messe delle protezioni, ma le protezioni sono durate pochissime, infatti dopo due sere era tutto di nuovo aperto. Abbiamo anche le immagini di quello che sta comunque riaccadendo di nuovo. L'aria è talmente grande che anche le guardie giurate messe lì a vigilare riescono forse a tenere sotto controllo un quarto di tutta la proprietà. E ha detto bene Tullio, era stato uno dei primi servizi di Milano Trash, avevamo documentato il degrado davvero agghiacciante di quello scheletro di cantiere mai terminato e noi insieme a Tullio Trapasso e gli amici del comitato anti-racket e anti-abusivismo vi rimandiamo alla prossima puntata di Milano Trash e vi mostriamo naturalmente quelle immagini inedite risalenti semplicemente all'anno scorso. Vediamo insieme. Chiamarli ecomostri non è solo riduttivo, è di fatto un tragico eufemismo. Siamo a Milano, in zona 5, in un quartiere senza nome, a pochi passi dal Vigentino e dalla bretella stradale di via Ripamonti. Di fronte a palazzi luccicanti, in cui sorge anche quello dell'INPS, in via Antegnati esistono da almeno 20 anni questi cantieri abbandonati. Anche le gru sono state abbandonate qui, come in una sorta di città fantasma, resa tale da un improvviso attacco nucleare. Secondo l'idea originale del costruttore Ligresti, questi sarebbero dovuti essere dei laboratori artigiani per arti e mestieri. In realtà, fin da subito, si sono rivelati 35.000 metri quadri di degrado all'ennesima potenza, il regno incontrastato di senzatetto, di spacciatori, di bande dedite ai furti e alla violenza. Qui si sono tenuti anche rave party e messe sataniche e sempre qui, nello scorso mese di ottobre, un ragazzo è morto precipitando in un vano ascensore mai terminato. Sono anni e vedere veramente un degrado così notevole di questa zona, di questo quartiere che potrebbe essere qualificato con pochissima spesa, perché non si può vedere un degrado così notevole e avere delle case bellissime dietro a fianco, costruzioni nuove, uffici di un certo livello. Siamo veramente il giorno e la notte. Un paese o una città come Milano, che abbiamo visto quello che è successo in questa città ultimamente come città stato o come città dell'Expo, abbiamo preso un sacco di soldi appunto per fare questa esposizione e noi qui, non andando proprio fuori dal centro, siamo a ridosso del centro e c'è una situazione del genere, il che è incredibile. Una città che vuole appunto essere una città modello d'Italia, che però poi al suo interno, al centro, c'è una situazione del genere, questo vuol dire che qualcosa non va. Quindi vogliamo che queste situazioni di degrado che sono all'interno del centro, oltre che in periferia della città, vengano, diciamo, migliorate in qualche senso. Percorrendo il primo piano del palazzo mai terminato, tra ogni sorta di immondizia e resti di chissà quali nottate, incontriamo una famiglia rumena che qui, in un rifugio di fortuna, sopravvive in condizioni igienico-sanitarie a dir poco agghiaccianti. Sono da 11 anni qua, sono operaio, adesso non lavoro da nessuna parte, sono rimasto senza, mio figlio va a scuola, ha 7 anni e sono stato appena operato di ernia di disc, è troppo difficile per trovare un lavoro,
non è che solo per me, siamo tutti diciamo stessa barca adesso. Voi siete abbandonati qua, come fate a vivere? Viviamo da un giorno all'altro, ci sono delle, diciamo, delle chiese che ne aiuta con qualche cosa da mangiare, vestiti e basta, stiamo qua da ormai da 3 anni che sto qua. Ma non avete paura a stare qua? Sì, certo che ho paura, però che posso fare? Dove posso andare? Siamo stati abusivi a Ninguarda, quartiere Ninguarda. Quando il bambino aveva 2 anni ne hanno buttato fuori con bambino fuori. Il 27 febbraio 2009. E a conclusione di questo giro, oserei dire, infernale, siamo all'ingresso di un garage sotterraneo. Qui sia le forze dell'ordine che i nostri amici ci sconsigliano vivamente di entrare, anche perché voi non li vedete, ma sono decine le persone a guardia di questo ingresso. Qui esattamente cosa troveremmo? E se scendessimo qui, noi siamo riusciti a entrare fino a un certo pezzo una sera finché non siamo stati bloccati, eravamo anche in un gran numero, ci sono delle autorimesse dove soggiornano veicoli di provenienza dubbio, ma soprattutto questo spazio, essendo il più nascosto, il più occultato rispetto a tutti gli altri, è oggetto di scarico di camion forse rubati con della mercanzia su, e la gente che è in guardia alla mercanzia che viene scaricata qua. Nulla toglie che il servizio sia svolto anche per conto di altre persone che non sono all'interno di qui, ma che sfruttano la logistica, la vicinanza con le autostrade, eccetera, di questa struttura, soprattutto la totale impunità. E la cosa più brutta con cui vi salutiamo è che mentre stiamo facendo queste immagini, ripeto, decine di occhi nascosti ci stanno sorvegliando per capire cosa vogliamo fare e soprattutto dove vogliamo andare.